Buongiorno e benvenuti. Sono Valerio Baselli e oggi ho il piacere di avere in collegamento Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Dottor Brambilla, ben trovato. Buongiorno. Dunque, è ormai da diversi giorni che si è entrati nel vivo della discussione relativa a uno dei temi più caldi di quest'autunno, e cioè la riforma fiscale a cui il governo Draghi sta lavorando. Ora, lei ha espresso una posizione nettamente sfavorevole riguardo le proposte arrivate dalle commissioni finanza di Camera e Senato in merito alle possibili conseguenze di questa riforma sulla previdenza complementare. Ci spiega che cosa non va? Allora, in generale per quanto riguarda il suggerimento che le commissioni seste finanze di Camera e Senato fanno al governo, diciamo che il parere è un parere abbastanza neutrale. Una posizione che però dovrà essere poi disbrigata in una legge delega. Invece il parere è fortemente negativo per quanto riguarda la previdenza complementare, perché si vuole passare da un sistema ETT, ma con una T piccola, cioè una tassazione sulle plusvalenze molto molto ridotta, a un EET, il che praticamente per un normale metalmeccanico, giusto per farci l'esempio, che mette lì 100.000 euro di montante, con la ipotesi attuale rispetto a quella che viene esposta dalla Commissione, gli esiti della Commissione sarebbero insomma una tassazione dai 9.700 ai 13.000 euro in più, a secondo che si applichi l'aliquota del 23 o del 26, quindi ovviamente sfavorevole. Ecco, abbiamo visto quello che non va, diciamo, in questo progetto, cioè per far semplice la tassazione, ma quindi quali sarebbero invece le misure, anche al di là della tassazione, necessarie secondo lei a rilanciare una volta per tutte la previdenza complementare e che il governo quindi dovrebbe applicare? Allora, sicuramente evitare di parlare ogni 4 anni di una variazione della tassazione, perché quando stiamo parlando di un sistema di previdenza complementare che di fatto è di medio-lungo periodo, 20, 25, 30 anni, se ogni anno parliamo di aumentare le imposte dall'11 all'11,5, poi dall'11,5 al 20, poi adesso a tassazione separata con aliquote finanziarie, non arriviamo più. Quello che invece manca è ripristinare quello che io a suo tempo avevo previsto, che era il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Noi oggi abbiamo 13 milioni di lavoratori dipendenti, ma di questi 6 milioni operano in aziende con meno di 49 dipendenti. Ecco, nella maggior parte di queste aziende nessuno ha aderito perché il TFR è circolante interno e quindi il datore di lavoro, vista anche la situazione di credit crunch e la situazione in cui le banche non erogano più credito come facevano una volta, è evidente che si tiene almeno l'unico circolante. Quindi questa è la prima mossa. La seconda è fare formazione, perché ormai è decotta la frase che dice: ma i giovani poverini come fanno a farsi previdenza complementare? Bastano 50-60 euro al mese, però occorre che il governo faccia queste campagne che sono invece state cancellate, quindi più informazione. Ecco, per chiudere in parte ha già risposto, però insomma abbiamo visto come dopo il crollo dovuto allo scoppio della pandemia nella prima parte del 2020 i contributi versati nelle forme di previdenza complementare siano ripartiti con forza nel 2021. E questo sostanzialmente ci dice una cosa per certi versi ovvia, e cioè che quando il lavoro c'è, quando le persone lavorano, ovviamente cresce anche la possibilità di poter risparmiare per la pensione. Ma più in generale, secondo lei, in che modo si può favorire un ambiente lavorativo, delle condizioni lavorative che incitino a pensare alla pensione? Insomma, lei ha parlato dei giovani prima, mi vengono in mente anche le famiglie con figli che hanno già molte spese da affrontare mensilmente, cioè come si fa? Allora, anzitutto bisogna dire che nel nostro paese ormai da 25 anni mancano politiche attive del lavoro, quindi manca una correlazione stretta tra la formazione, la scuola e l'impresa. Oggi noi abbiamo 600.000 posti a disposizione che non vengono coperti perché o non c'è la volontà o soprattutto mancano le professionalità. Per quanto riguarda quello che è la sua domanda, torniamo sempre all'informativa, perché anche una famiglia che avesse un lavoratore dipendente, che il TFR non lo può comunque avere se non
Esattamente come per la previdenza complementare. Ecco, basta soltanto il TFR per fare il 20% di prestazioni in più. Quindi, a mio avviso, è politiche attive del lavoro e non passive, come è successo finora, e soprattutto tanta, tanta informativa. Dopodiché, il fisco è in questo momento, la fiscalità è molto favorevole, una tra le più favorevoli nei paesi OCSE, quindi penso ci siano tutti gli estremi per poter avere ancora maggiori sottoscrizioni. Tenga conto che ha tenuto il sistema delle contribuzioni anche perché 7,4 milioni di lavoratori sono stati in cassa integrazione e i contributi sono stati versati lo stesso perché erano nel contesto della busta paga generale e della cassa integrazione. Grazie ancora ad Alberto Brambilla. Per Morningstar, Valerio Baselli, grazie per l'attenzione.